Questa gara è unica. Nessuna corsa al mondo è come la Mille Miglia. È un'esperienza fantastica, un evento a cui è meraviglioso prendere parte. Sono trascorsi 60 anni da quando Stirling Moss al volante della Mercedes 300 SLR vinse la Mille Miglia. Quest'anno Moss con la stessa auto ha partecipato alla rievocazione della Mille Miglia, in cui Mercedes ha schierato dei veri gioielli. L'ex pilota di Formula 1 Jochen Mass, che più volte negli scorsi anni ha partecipato a questa manifestazione, è salito su una Mercedes 710 SS del 1930. L'edizione di quest'anno della Mille Miglia si è svolta in 4 tappe, da Brescia a Roma e ritorno, ma con passaggi inediti, come quello presso Villa Reale di Monza e la pista dell'autodromo Brianzolo per rendere omaggio all'Expo. Tornando alle Mercedes, in una delle numerose 300 SL Coupé, meglio nota come ala di gabbiano, si è visto al volante Carl Wedlinger, ex pilota di Formula 1, mentre Susie Wolf è salita su una 300 SLR. È la prima volta che partecipo alla Mille Miglia. Per me è un sogno guidare queste auto lungo queste strade. È un'esperienza fantastica. Nella seconda parte della corsa, a prendere il posto di Susie Wolf è stato Ralf Schumacher, per molti anni pilota Mercedes del turismo. Schumacher, il pilota del passato Hans Herrmann, lo stesso Moss sulle 300 SLR, hanno costituito un vero dream team. I ricordi di questa incredibile manifestazione mi accompagneranno ovunque. E mi ha stupito vedere tutta questa gente lungo le strade. La Mille Miglia non ha uguali. È qualcosa di fantastico e rimane la più grande corsa del mondo.